La legionella è un batterio ubiquitario che si trova negli ambienti acquatici, si trova ovunque e si trova anche negli impianti idrici domestici. La maggior parte dei casi che noi abbiamo avuto, dei casi di malattia, infatti non siamo riusciti a risalire a fonti di esposizione particolare, per cui molto probabilmente l'infezione, la contaminazione era proprio all'interno delle abitazioni. È l'azienda sanitaria a parlare di legionella per evitare allarmismi. Ad Arezzo nelle ultime settimane alcuni casi erano infatti balzati alle cronache, l'ultimo solo pochi giorni fa nella sede di Estra, dove sono stati chiusi locali mense e spogliatoi perché trovate tracce del batterio. Non era però stato registrato alcun contagio. L'ASL interviene a seguito di una notifica di un caso di malattia. Eseguiamo un'inchiesta epidemiologica sul malato per verificare se nei 10 giorni precedenti è stato esposto a fonti di rischio e dopodiché se emerge una potenziale fonte di rischio facciamo dei controlli proprio sull'acqua, sull'impianto idrico di quella struttura. Dal 1 gennaio 2022 ad oggi sono stati rilevati 86 casi di infezioni da legionella in tutta l'ASL Toscana Sud-Est. In confronto con quanto è diffusa nell'ambiente, raramente dà casi di malattia. Può dare delle forme simili influenzali che si esauriscono nel tempo di 2-5 giorni in forma autonoma, più raramente dà delle forme invece di polmonite, che possono anche nel 10-15% dei casi essere letali. Le persone più a rischio sono le persone anziane, le persone che hanno patologie concomitanti. Altri fattori di rischio sono l'esposizione a fumo di sigaretta e ad alcol e l'immunodepressione. Fondamentale dunque promuovere una consapevolezza diffusa. Nelle strutture che sono più a rischio, che sono le strutture recettive, gli ospedali, le grandi industrie, quindi tutte le strutture dove gli impianti idrici sono molto complessi, è importante che non ci siano ristagni d'acqua, quindi soprattutto nei rami morti, nei rami poco utilizzati degli impianti idrici, l'acqua venga sempre comunque fatta scorrere, mantenere possibilmente l'acqua fredda al di sotto dei 20 gradi, se è possibile, se le tubazioni lo consentono, l'acqua calda va invece mantenuta al di sopra dei 50 gradi, magari mettendo delle valvole termostatiche agli erogatori in modo da evitare delle ustioni, facendo sempre un'accurata disinfezione dei serbatoi, delle tubature e cambiando quando vetuste, quando arrugginite, quando diciamo corrose, i terminali sia delle docce che delle rubinetterie.